bollettino della Gazzetta Ufficiale. La decisione del governo presa in seduta notturna. Tutti i particolari sul drammatico dibattito parlamentare risolto con la maggioranza di 3 soli voti. Un momento, signore e signori. Vogliate scusare questo piccolo scherzo fatto per attirare la vostra attenzione. Ma non vengo sulla pubblica piazza a fare delle stupidaggini e posso passare col piattino alla mano a chiedere l'elemosina, no signori? Io per farmi perdonare cercherò di fare un regalo utile a ciascuno di voi, sia la massaia che la scolare, sia l'impiegato che l'operaio. Prego, un momento la vostra attenzione. Un momento, signore e signori, e vi assicuro che non vi pentirete. Ecco qua. Prego, attenzione. Una penna da tavolo, una penna da tasca e una matita, il tutto laminato in oro placcato all'interno e all'esterno. Signori, questo articolo, esposto dietro un vetro malato di una vetrina di un negozio al centro, sotto le luci sporcanti e fosforescenti che ingannano l'occhio, viene marcato al prezzo di 2000 lire. Dovessi vendere io questo articolo per 2000 lire, sarei qui 2000 anni e mi morirei di fame e non venderei una penna. Signori, prego osservare attentamente però, perché non voglio darvi una stropicciatura o fregatura, come si suol dire, vero? Non ve la do neanche per 1000 lire, poi mi direte ma quanto costa questa benedetta batteria? Signori, neanche per 900 lire, dovessi cadere fulminato in mezzo a questa piazza insieme a voi, neanche per 800 lire. E non ho finito ancora, dovessi andare sotto a quel tram che sta passando adesso sulla piazza, neanche per 700, 600, 550. Signori, ne ho soltanto 12, mettetevi d'accordo in 12 persone, un giurami, un altro giurami e il portato calza la mano se lo porta via. Signore e signori, queste 12 penne io ve le do al prezzo irrisorio di 500 lire. E neanche se fossero rubate dovessi andare a chiedere l'elemosina col piattino nella mano. Una lei, un'altra lei che sono due, un'altra lei che sono tre, un'altra... Una me. Benissimo, un'altra lei. Lei si vede subito che è una persona intelligente. Due non posso dargliele, mi dispiace. Devo contentare 12 persone, come ha detto. Certo, signore, tutti hanno diritto di controllare la merce. Mi fa piacere che il signore voglia vederla. Tutti devono vederla. A che le vuol vedere? Tutti devono vedere la merce prima di comprarla. Bravo, veramente, così si fa. A lei, un'altra lei, un'altra lei, una a lei. Va bene, d'accordo. Preparate i soldi, signore, che passiamo alla vendita. Grazie a me. Un'altra a me. Grazie a lei. A me una. Un'altra a lei. Grazie a me. Una anche a me. Ragazzino, raccogliete. Una a me. Una a lei. Un'altra, lei soldi spicci, mi raccomando, signore, che facciamo prima? Che dobbiamo andare tutti a pranzo, però, tutti quanti. Signore, ecco, soldi spicci, un'altra lei, ancora un'altra lei, ecco, signore, ho finito le prime. Buongiorno a tutti, ragazzino, vai dalla mamma che ti sta aspettando. È andata bene? Sì, non c'è male. Allora senti. Dunque, io e te ci rivediamo stasera quando arrivo. Ma perché non posso venire anche? Tu là non puoi venire perché là a me mi conoscono come il commendator Berrini, l'industriale, capisci? Va bene, io sono Francesco, esposito del segretario dell'industriale. Così, tutti presenteresti così. Ma perché la cravatta fa il segretario? No, la cravatta fa schifo. Va bene, ma io ti chiamo commendatore. Cicci, tu non puoi venire. Tiè, rimetti a posto e guarda che sono contati, eh? Vabbè. Che? Ecco dei soldi che mi hai dato. Dammene una cosa. No, no, ti do quella che mi hai dato te. Vabbè. Ecco. No, questa è quella falsa. E tu questa mi hai dato. Io ti ho dato questa. Sì. E tu mi lasci a Roma con 500 lire false. Per forza, tu per 500 lire buone mi dai 500 lire false, queste sono false. Ehi, voi, anch'io rivoglio le mie 500 lire come il signore. Perché? Perché questa non è una penna stilografica, questo è un pezzo di legno con un buco e basta. Guardi, signore, che questo è un articolo di primo ordine. E poi mi dispiace, ma uscito il denaro dalla cassa, non ci ammettono reclami. E il signore, allora? Il signore che cosa? Ma? Gli ha ridato. Ma no, voleva cambiare la penna lei? Io no. Voleva i soldi? Io sì. Che? Cioè no. Dunque? Beh, io bello e capito, voi due siete compagni. Ridatemi le mie 500 lire, se no chiamo una guardia. Calma, 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 signore, non gridi, non alci la voce. Io se li vuole le 500 lire... E se si mette poi, si io mette, me eh? Tenga le 500 lire. Buongiorno, signore. Dammi un po' di soldi, dai. Senti, io te li do, ma non cominciare a giocarteli all'otto con quel terno fesso, 31, 32, 33, ma che sono numeri questi? C'è cadenza di 3. Sì, cadenza di 3, fa come ti pare. Comunque io torno alle 11, ti saluto. Fatti bene, porta tutto a casa. Vai, tranquillo. Ciao. Scusi, sa, ma queste 500 lire non sono mica buone. Lo dice a me. E a chi lo devo dire? Me le ha date suo compare, quel tizio che se n'è andato. Compare, tizio, quello è un compare di battesimo, sa? Battesimo, non battesimo, gli voglio le mie 500 lire buone, sì, altrimenti faccio putiferio. Lei che cosa dice, che questa è falsa? Questa è falsa. Provi questa. Oh,
Questa è buona. È buona questa? Sì. Allora se la tenga. Oh. Via. Mi lasci in pace.